Ok, ritorniamo quindi con lo streaming per le persone che magari ci stanno seguendo da casa e comunque in diretta sono interessate al workshop che stiamo facendo. Continuiamo ad andare avanti, continuiamo ad approfondire dopo l'intervento di Marco che ci ha esposto un po' alcuni dei suoi progetti che possiamo utilizzare un po' come riferimento e come punto di riflessione. Continuiamo adesso con il workshop, quindi ricordo ancora una volta quello che vi abbiamo detto anche prima, siamo arrivati diciamo, a definire un primo prototipo per due sottani e poi la configurazione di due processi e progetti. Uno diciamo, più di servizio relazionato con il tavolo e la seduta che finalmente abbiamo qui, come vedete in sala visibile. Da casa non so se si vede, però sicuramente avranno visto altri streaming che lo vedranno. E poi siamo qui anche discutendo sulla possibilità di generare un contratto di sottani, cioè come generare un accordo, comunque un processo che crei maggiore sinergia tra tutti gli elementi e le persone coinvolte in questa riattivazione di un buon numero di sottani qui ad Altamura. Dopo questa prima fase sarebbe il momento di concentrarci su un'analisi preliminare di quelle che potrebbero essere, diciamo, le dinamiche economiche dietro questi processi. Perché senza fare questa analisi diciamo che il nostro processo potrebbe essere molto più debole. Siccome questi processi devono essere economicamente sostenibili, è utile fin da adesso, anche se stiamo parlando solo di prototipi, è interessante vedere in che modo economicamente funzionano. Anche perché nell'analizzare il processo economico, in realtà ci rendiamo conto di come funziona tutto il processo. Cioè ci rendiamo conto spesso utilizzando il business canvas che ci diceva adesso Marco. Fra l'altro Marco, secondo me è meglio se vieni tu e ci racconti che cos'è il business canvas. E attraverso questo strumento che adesso Marco vi racconterà in che consiste, non solo abbiamo la capacità di analizzare un po' qual è tutto il modello economico dietro al nostro progetto, ma in realtà vedrete che scoprirete delle falle, cioè scoprirete quali sono i punti deboli. Perché molto spesso, diciamo, anche per l'illusione, la voglia che abbiamo di portare avanti questi progetti, non ci siamo resi conto di cioè magari di quali sono i fornitori, se sul mio territorio esistono i fornitori, se ci sono un sacco di fattori che vengono fuori molto più facilmente quando comincio ad analizzare tutto il processo economico. Quindi, cioè, cominciamo adesso l'ultima fase di questo processo di prototipazione, analizzando questa parte economica. Esattamente come abbiamo fatto prima, ci riuniremo in gruppi e ogni gruppo analizzerà questa parte economica. Dopodiché, in questa fase, vi daremo un po' più di tempo, se pensiamo che è necessario avere un po' più di tempo. Penso che ce l'abbiamo, sulle 5 e un quarto. Diciamo che tra i 45 minuti e un'ora, vediamo adesso quanto tempo ci rimarrà. Analizziamo questa parte economica, ritorniamo qui, vediamo insieme quali sono stati i risultati molto velocemente e poi vi lasceremo un'ora per creare dei documenti, c'è cioè una documentazione, vedete voi come volete, se digitale o se per iscritto, per poi poter fare una presentazione al pubblico. Cioè l'idea è che al chiudere tutto questo processo del workshop, possiate elaborare dei documenti tangibili, che possono essere anche digitali, però voglio dire che dopo le presentazioni che abbiamo fatto un po' a braccio oggi, sarebbe bene dedicare un po' di tempo a mettere giù proprio una presentazione un po' più corposa del progetto e poi fare una presentazione, in modo che chiudiamo tutto il processo con quest'idea, questi prototipi che abbiamo analizzato e poi sappiamo che in realtà poi il processo continua anche grazie agli esperimenti architettonici. Fino a qui è chiaro? Dubbi? Ecco, io chiamerei Marco, secondo me
sai molto di più tu al sul... volo. Sì. Il microfono... Ti passiamo il microfono? Sì. La facciamo molto rapida. Ci vedete, vedete tutti fino a qua? Vedete che forma e come è divisa questa cosa, questo foglio A4? Che poi rivedete anche qui sotto. Questa è la base di un business model canvas. Che cos'è? È sostanzialmente una traccia per ragionare sul business model di una qualsiasi attività. Banalmente. Ognuno di questi settori è un contenitore relativo a delle cose che servono a comprendere, a descrivere questo modello economico. Non sono dei contenitori stagni, immaginateli anche come dei flussi. Cioè, questa cosa descrive tutto il movimento di risorse, di persone, di cose, di valori all'interno della vostra idea, del vostro sistema. Questo è utile perché intanto ti costringe a scrivere le cose, come dicevamo sempre, come parlavamo con, è andata via un secondo Caterina, formazione, ma cos'è formazione? Come la fai? Allora, intanto scrivi nero su bianco in maniera molto sintetica le cose e poi vedi tutto insieme. E questo è interessante perché hai subito la fotografia di tutti gli elementi chiave di quello che devi fare. E se qualcosa non torna, se un flusso non funziona, è interrotto, è subito chiaro. Per cui adesso vi descrivo cosa sono questi passaggi. Quindi quello che poi facciamo è che ci dividiamo in gruppi e riempiamo queste cose. Allora, la prima è la cosiddetta value proposition, cioè il valore che tu offri. Qual è il valore che tu offri? Sembra banale, ma in realtà non è così banale. Voi che cosa fate? Salvate la biodiversità o offrite delle esperienze di turismo relazionale? Entrambe le cose, però in qualche modo, però la value proposition è una. E poi da lì, come dire, discendono una serie di rapporti, per cui capiremo di cosa si tratta. Poi abbiamo in questa parte a destra chi è il vostro target? A chi offrite le vostre cose? Nel caso di un'impresa tradizionale, chi sono i vostri clienti? A tutti? Fate solo turisti? Non turisti? Locali? Che età hanno? A che cosa sono interessati? Prendete solo gli hipster o volete prendere tutti? Cambia il modo in cui... Okay. Qui c'è il rapporto che voi avete con il vostro target. Che tipo di rapporto avete? Come vi... rapportate con loro, che cosa siete per loro, cosa rappresentate, poi che canali usate per parlare con il vostro pubblico o le vostre comunità o i vostri clienti, come gli portate il messaggio e le informazioni. Poi scusate, che noi qui facciamo tutto artigianale. Ok, dopodiché, quali sono le azioni fondamentali che dovete fare per mettere in piedi la vostra cosa? Quali sono le risorse fondamentali che avete bisogno per farla? Chi sono i partner chiave, fornitori, partner, rete, chiave per fare quello che fate? Ok, ora, come dire... Qui sopra abbiamo a che fare con come dire, la struttura delle risorse, dell'organizzazione del sistema. Qui sotto invece abbiamo i soldi, perché alla fine sono soldi, anche se sono pochi. A destra abbiamo il sistema dei ricavi, il flusso dei ricavi. Come si guadagna? Che cosa mi faccio pagare? Provvedo loro un'esperienza bellissima e poi la gente paga perché compra i prodotti? Oppure pago l'esperienza, pago la formazione, pago perché mangio. Cambia. E poi a sinistra la struttura dei costi. Cioè quanto dovete spendere per fare queste robe? Cioè magari ci sono delle attività fondamentali o delle risorse fondamentali che costano un sacco, però se avete un partner figo che ve le dà per niente, allora in questo caso state abbattendo dei costi che normalmente potreste tirare su. Cioè il fatto che tu sia fidanzata con l'impresa che fa i lavori. Mi sembra che ti permetta di abbattere dei costi, ad esempio, e così via. Okay? Dopodiché, dimentichiamoci che non stiamo facendo un'azienda che vende gli iPhone a tutto il mondo. Cioè, pensate a questa cosa come uno schema per... Cioè, questa cosa, se ci pensate, può essere sostanzialmente
applicata a qualsiasi tipo di attività. Dopodiché i ricavi e i costi possono anche essere pensati al di fuori di un modello economico tradizionale. Magari i costi non sono costi di soldi che veramente mettete, sono costi di tempo, sono costi di risorse che avete, che impegnate. E allo stesso modo i ricavi magari non sono, cioè nel tuo caso per esempio non so, tu puoi dire qualcuno mi paga, ma magari invece qualcuno mi offre il suo tempo. Quindi non immaginatela come una cosa molto economica, immaginatela come un sistema di buon senso per guardare la fotografia completa di quello che state facendo. È chiaro? È chiaro? Sì? Nice? Allora iniziamo. Ci sono tre gruppi, bisogna dividersi. Sì. Ah no, scusate, qui ce l'hai. Sì, ce l'ho già. No. No, perché secondo me sul contatto, come Sì, dicevamo prima. tre gruppi. Sì, no, tre gruppi, perché quest'altro lo lasciamo un po' fuori, non c'entra con le... Tre gruppi, quindi... Sì. Quindi il service, service è sottano 1 e sottano 2. Potete scegliere voi. Se ci avete service è praticamente un gruppo che metterà un po' a fuoco come gestire l'uso di questo prototipo, che come vi ha spiegato Marco sarà un po', diciamo, l'emblema e la parte visibile di tutta questa attività che crea valore sociale al, diciamo, a tutti i sottani in rete. Quindi c'è da capire bene come funziona, come viene utilizzato, come realizzato, quali sono i costi, eccetera, eccetera. Quindi, non so, praticamente sottano 1 lì, sottano 2 qui e service nell'altra stanza. Sì. Non so se c'è posto, sì. Come la vedete? No, semplicemente portarlo fuori. Sì. No, diceva lei se si poteva portare questa tavola magari fuori. Sì. Allora, sottano 2, sottano 1, service. Sì. No, no, service fuori. Sì. Service viene insieme al tavolo. Ma io ero in dubbio, da una parte volevo fare il service che non l'ho mai fatto. Da una Ok, parte. allora il service sta qui. Sì, io devo stare. Sì, però il tavolo lo potete portare fuori. Sì. Sottano 1, sottano 2, service. Palleggio come l'altro, Sì, perché tu devi stare qui davanti sì, alla sì. telecamera. No, perché poi creano problemi a loro, quindi Sì. fate pausa lo streaming. Sì. Ok, allora, siccome siamo ancora in streaming, facciamo un attimo una pausa e appena siamo pronti con le nuove attività ritorniamo un'altra volta con lo streaming. Ecco, ritorniamo con lo streaming. Adesso siamo qui con un gruppo di lavoro, uno dei gruppi di lavoro, siamo riuniti in tre gruppi di lavoro. Qui siamo nel gruppo che abbiamo chiamato Service. Brevemente faccio un riepilogo sull'obiettivo di questo gruppo, che è quello di lavorare sullo studio, il disegno, la progettazione del servizio che associamo all'utilizzo del prototipo che è stato sviluppato con il primo workshop di questa serie di workshop, che ricordiamo che è un mobile, diciamo, che si trasforma e può essere utilizzato in vari modi e che in seguito alle nostre discussioni in questi giorni di workshop abbiamo, diciamo, individuato come l'elemento visibile di tutto il processo di rinnovamento che si intende portare avanti con sottani in rete. In un certo senso sarà un po' l'elemento
che sarà posto magari davanti a un sottano, dentro un sottano, varie attività che permetterà quindi di riconoscere tutti quegli elementi, tutte quelle persone, quegli agenti locali che sono coinvolte in questo progetto. Magari io direi, Saverio, se tu magari ci aiuti anche adesso a fare un resoconto di tutto quello che è stato fatto fino adesso e quale sarà poi il lavoro che andiamo a fare. Allora, diciamo, questo oggetto è costituito appunto da un tavolo, fondamentalmente in legno, che adesso sta utilizzando appunto l'altro gruppo, che ha la possibilità di essere, ha delle rotelle per cui è trasportabile, è molto leggero, ha la possibilità di, diciamo, abbiamo la possibilità di agganciare una scatola in legno, quindi come un marsupio, quindi si trasforma in un carrello. Polifunzionale e svitando appositamente i pezzi è in grado di ribaltarsi e di trasformarsi in un espositore verticale, quindi ha molteplici usi. L'abbiamo concepito comunque come non come un oggetto finito, ma come un kit di riattivazione. E in questo caso, appunto, nello scorso workshop, insieme a Marco Terranova, abbiamo anche realizzato un oggetto di questo tipo, cioè che è una seduta, perché lavoravamo in un contesto come quello del claustro Fratelli Festa, dove c'era una gradonata, una scalinata, che funzionava quasi come un anfiteatro pubblico. E dato che è una situazione più o meno ricorrente nel centro storico di Altamura, dove ci sono costantemente gradini, scale, dove è possibile, dove già sostano per esempio i ragazzi la sera, quindi pensiamo che questo piccolo oggetto, straordinariamente low cost e facile da realizzare a casa, o insieme ad un artigiano, possa essere, diciamo, uno strumento generativo. E è in grado di autoriprodursi e quindi di generare delle dinamiche di riappropriazione degli spazi, diciamo dello spazio pubblico all'aperto, anche degli spazi interni. Quindi, diciamo, il lavoro che abbiamo fatto nella giornata di oggi è stato comunque quello di definire meglio diciamo, quali sono le caratteristiche del servizio di tutto questo kit, che comunque può essere ampliato, potrebbero nascere, diciamo, potrebbero essere progettate, non so, una lampada, un cuscino, altri, diciamo, oggetti che adesso non fanno parte del kit. Quindi il motto, insieme, diciamo, ragionando anche insieme a Marco, il docente, diciamo, il motto principale diciamo, di tutto il service è quello di sbattimento zero. Cioè questa cosa funziona se riusciamo diciamo, a garantire un piccolo servizio di comunità che non dia nessun tipo di, che non vada gravare sull'attività appunto di chi ha un sottano, diciamo, di chi ha voglia di avviare un processo di riattivazione. Quindi cerchiamo di fare qualcosa che a poco costo sia totalmente gestita da noi, da esperimenti architettonici o da tutti i soggetti che fanno parte, diciamo, di questa rete del progetto. Quindi abbiamo innanzitutto previsto, dato che diciamo, il valore d'uso di questo oggetto, di questo kit, è dato dal riconoscimento dei vari soggetti all'interno di una comunità. Quindi il vero valore non è dato dalla bellezza estetica o diciamo da qualità materiali, ma dal fatto che questo oggetto crea un valore di comunità. Per questo, diciamo, il costo che si andrà a pagare è pari al valore sociale che questo oggetto riesce a generare. Abbiamo pensato che per tutti i soggetti che realizzano questa rete, cioè che stanno avviando questo progetto, l'utilizzo, il service di questo dispositivo è gratuito, ovviamente. Se ci sono soggetti che hanno attività da sviluppare, coerenti con il progetto Sottani in Rete, possono, usufruire di uno sconto. Quindi il dato di partenza è che per i commercianti, quindi magari soggetti del territorio, che hanno un interesse ma che magari sono legati a scopi di lucro, ad esempio, il corrispettivo da pagare alla rete è pari a 20 euro al giorno, che possono scendere a 15 euro al giorno se il periodo di utilizzo è compreso tra i 2 e i 6 giorni. Se si va sopra la settimana, quindi sopra i 7 giorni, il costo scende a 10 euro al giorno. Questo perché intendiamo favorire l'appropriazione di questo oggetto, quindi chiaramente il suo utilizzo è molto coerente con iniziative brevi, quindi non con lunghi periodi come dei mesi di lavoro, perché ovviamente
qualcuno preferirebbe acquistare, cioè converrebbe acquistare un oggetto piuttosto che noleggiarlo. Quindi il noleggio per attività sporadiche lo vorremmo incentivare appunto prevedendo degli sconti sulla durata. Quindi le attività, i progetti coerenti con Sottani in Rete partono da una base di 15 euro e scendono a 10 e 5 appunto in base alla durata, e appunto come abbiamo detto per i soci, per gli aderenti, tutto il costo è gratuito. Abbiamo pensato che ovviamente la necessità principale, partendo dall'unico pezzo a disposizione, la cosa principale è pensare ad un deposito che comunque, cioè, potrebbe essere appunto uno dei sottani che è stato individuato, però per non gravare su un singolo soggetto, questa cosa dovrebbe essere soggetta a una turnazione, quindi un deposito a turno, quindi ognuno è responsabile dello stato di questo oggetto. Il costo, diciamo, non esiste un vero e proprio costo di trasporto, cioè noi ci occupiamo di portarlo laddove c'è un evento, c'è la richiesta. Qualora ci sia una richiesta che vada al di fuori dell'ambito del centro storico, quindi preveda un furgone, una macchina, un tragitto più lungo, prevediamo un costo minimo di 5 euro, diciamo, per il fastidio che è necessario corrispondere. La cosa interessante che ci è venuta in mente è che qualora subentri una richiesta di costruzione di un secondo pezzo o di nuovi pezzi, diciamo, intendiamo attivare un protocollo d'intesa con alcuni artigiani, falegnami locali che sappiano, che abbiano tutte le indicazioni per realizzarlo nel miglior modo possibile. Quindi quello che ci interessa è la replicabilità di questo oggetto, che però venga replicato nel miglior modo possibile, ovviamente esprimendo le qualità che questo territorio sa mettere in mostra, e ovviamente colui che ha commissionato e che quindi è padrone, diciamo, ha acquistato esattamente questo modulo, diventa automaticamente un noleggiatore, può quindi entrare in questa casistica, diciamo, può quindi mettersi a sua volta a noleggiare questo oggetto e aderire a queste semplici regole che poi verranno formalizzate nel contratto di sottano che in questa giornata pasquale un altro ragazzo che è qui oggi al lavoro ha in qualche modo delineato. La certificazione, che sarebbe il contratto di comodato d'uso, il contratto di noleggio, vorremmo che fosse un semplice modulo da compilare, diciamo una sorta di scrittura privata, dove essenzialmente c'è è chiarito l'esonero c'è l'esonero di responsabilità per danni a terzi o cose, e quindi dovremmo anche poi prevedere una piccola penale per dei danni che a questo pezzo possono... Questo avevamo discusso che forse era meglio non... Noi avevamo proposto una penale che forse era troppo alta e quindi non sappiamo ancora se dare comunque, cioè garantire una piccola penale simbolica oppure azzerare proprio questo costo. Il consiglio che poi ci è stato dato nella seconda sessione è stato quello comunque di, nella logica di funzionamento di un kit, di fare questo tipo di ragionamenti, quindi il noleggio può essere fatto per ogni singolo pezzo, quindi dovremmo iniziare per esempio a ragionare sul noleggio di questa seduta. E una cosa su cui non abbiamo ragionato è se è logico e conveniente mettere, non so, i disegni gratuitamente disponibili in rete affinché sia automaticamente replicabile, però forse appunto con l'unico dato fisso, l'unica cosa certa è che colui che lo fabbrica, colui che lo realizza, è sempre un artigiano del luogo inserito all'interno della rete. Quindi questi sono più o meno i punti fissi. E non so se... Sì, secondo me un altro lavoro che dovremmo fare adesso è capire in che modo, perché noi prima abbiamo detto praticamente questo qua è l'oggetto visibile di tutta la nostra azione di intervento, però non abbiamo capito ancora in che modo lo rende visibile, cioè è sufficiente piazzare davanti a un sottano questa cosa per far capire poi alle persone che c'è tutto dietro un lavoro,
che è quello che stiamo facendo qui, che si continua a fare, cioè in che modo comunichiamo e facciamo sapere attraverso questo oggetto tutto il progetto e tutto, diciamo, il valore, il capitale sociale, il razionale, insomma, che c'è dietro. Secondo me dobbiamo, okay, per esempio, no? Esiste un sito, sono cose banali, però esiste un sito web dietro, in che modo questo oggetto si relaziona con un sito web? C'è un hashtag? C'è un... Esiste un newsgroup o una newsletter? Un modo per cui le persone, ogni volta che vedono questo oggetto, ricevono un minimo di informazione su cosa è sottane in rete, e poi facilitano la possibilità di sottoscriversi a una newsletter, quindi a una serie di notizie che arrivano via email, che ti permettono poi di essere aggiornato sulle attività, sugli eventi. Perché lo commentavamo ieri, se non sbaglio, che comunque è opportuno per rendere diciamo, interessante e attrattivo questo oggetto, che nel fondo tutti coloro che lo usano in realtà accedono anche ad un altro servizio, che è quello della diffusione. Cioè, nel senso, se tu sei un'attività commerciale dentro il centro storico e utilizzi questo oggetto per la tua attività e il tuo evento, non solamente ti forniamo l'oggetto, ma nel fondo ti comunichiamo anche l'evento a tutta la comunità delle persone che formano parte. E questo è un valore aggiunto. E noi lo facciamo, in questo caso, solo se riteniamo che la tua attività comunque concorde a quello, ai valori, insomma, agli obiettivi. Sì, che entrano nella rete. Esatto. Quindi dobbiamo definire, secondo me, tutti questi. Ovviamente è semplice da realizzare, sì, e anche senza mettere i disegni in rete. I ragazzini, per esempio, se lo rifacciano per conto proprio e lo utilizzino per tutto il centro storico, quindi diventi un forte strumento di riattivazione degli spazi, però faccia, diciamo, esplodere la rete al di fuori del controllo che avete pensato. Bisogna vedere se è un problema o un'opportunità. Forse è un'opportunità. Sarebbe anche carina come cosa, però perdi, diciamo, il valore imprenditoriale di tutto qua. Fino ad ora non ha un... c'è stato sconsigliato ovviamente di attribuire un valore imprenditoriale a questa cosa qui, perché è solamente un vettore funzionale a un disegno più grande. No, il discorso che facevamo con Enzo, che era un ragazzo che era qui fino a poco tempo fa, è che lui diceva appunto, per garantire comunque un certo livello di qualità che rimane nel processo, forse, diciamo, l'artigiano almeno ti garantisce la buona riuscita, perché è chiaro, cioè, se io distribuisco i disegni gratuitamente c'è il rischio che le riproduzioni possano essere eseguite in maniera non adeguata, magari, cioè, vengono fuori prototipi peggiori. Potrebbe essere che chi lo replica lo faccia meglio, lo faccia in maniera più creativa. Diventando poi un elemento di arredo urbano, dovrebbe comunque poi a un certo punto rispondere a delle, non diciamo normative, però comunque a delle prestazioni e a delle caratteristiche particolari, per cui è successo in altre situazioni di autocostruzione di arredo urbano, come è successo a Taranto, in cui delle panchine poi sono state eliminate dall'amministrazione comunale perché non rispondevano a dei requisiti. È un oggetto mobile, però diventa anche seduce, cioè poi risponde poi a delle dinamiche che riguardano, penso, l'arredo urbano. Non so se il problema, diciamo, è stato affrontato oppure non avete, cioè questa cosa non riguarda questo tipo di oggetto, però anche poi volendo prevedere ulteriori sviluppi, per esempio le sedute, eccetera, potrebbe essere un'altra criticità che si può presentare. No, l'uso informale va benissimo, anzi. Una cosa è, diciamo, tendenzialmente il tavolo che ha l'espositore, cioè nel senso, insomma, mi sottolineava questo fatto che il fatto di microfono, la replicabilità di questo oggetto, secondo lui, cioè, ha posto l'allarme, cioè, non è che indebolisce l'intera, diciamo, l'armonia del programma, lo può migliorare. Quindi voi consigliate, cioè, andiamo nella direzione della distribuzione gratuita del disegno?
affinché sia replicabile. Cioè no, almeno come incentivo alla replicabilità, perché è ovvio che anche una fotografia che tu fai, vai a casa, forse sei in grado di riprodurlo, cioè non è, ovviamente non è complesso, però magari la distribuzione del disegno sul sito in qualche modo è un incentivo, non so. Che lavorano in open source, almeno prevedere, diciamo, di scaricare e di rielaborare e poi di ricaricare le ulteriori modifiche, aggiornamenti, cioè si arricchisce. L'importante è non perdere il filo, non perdere il segno di quello che poi diventa la trasformazione. Esatto. E magari è un incentivo, sì, è un incentivo alla dispersione. L'open source va incentivato, non va bloccato. Se è la questione che deve essere un vettore di riattivazione anche perché sociale, altrimenti. Anche perché innanzitutto non è una proposta commerciale o imprenditoriale. Secondo, come dicevamo, il valore non sta nell'oggetto, ma sta nella tutta la comunità che c'è dietro. Per cui fossilizzarsi troppo sulla qualità delle copie non è poi così rilevante, perché come dicevamo, nel momento in cui tu vuoi che le altre persone lo usano, non lo vuoi tanto perché abbiano un oggetto bello, ma perché visualizza quell'oggetto tutta una serie di attività, quindi quante più ce ne sono più di successo è il processo. Cioè lascia che sia la comunità a discutere della di quanto un'interpretazione dell'oggetto sia valida, sia non valida, se rientri, se risulta stonata rispetto ai temi che si stanno sviluppando intorno all'oggetto, fallo diventare anche un oggetto di discussione, cioè, semplicemente. Infatti l'idea di partenza che avevamo avuto già nella passata tappa era quello che comunque volevamo assegnare una licenza Creative Commons per l'intero oggetto finora realizzato, quindi tutti i partecipanti che hanno contribuito alla realizzazione erano in qualche modo tutti autori di questo oggetto e quindi diciamo, si iniziava già a creare una micro comunità diffusa un po' in vario modo sul territorio, tra Altamura, Bari, Matera e provincia di Bari, insomma. E quindi poi appunto il secondo step era quello di confezionare i disegni, in qualche modo rimettere in bella tutto quello che è stato prodotto e iniziare a diffonderli. Quindi penso che in qualche modo per diffondere il materiale che avremmo a disposizione, o ci appoggiamo su una piattaforma esistente, cioè come avviene per GitHub o Scratch, non so, per l'ambito dell'elettronica e dell'informatica, oppure diciamo quello che si andrebbe a creare, cioè il sito di Tano, come è stato almeno fino ad ora denominato, o un ipotetico blog di Sottani in Rete, dovrebbe avere una sezione forum, probabilmente, cioè dove è possibile caricare, scaricare questo i file. Deve diventare un incentivo a caricare un modello diverso per esprimersi. Mi è appena venuto in mente un altro nome che potrebbe essere Kitano. Kitano? Io segno. Lo mettiamo lì nella lista di... E poi sempre nella linea un po' di tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi qui, in realtà si potrebbe cominciare con un semplice blog, cioè si mettono i disegni, poi si invita a coloro che ne fanno una versione nuova di inviare delle foto, dei disegni per vedere come viene trasformato. Quindi il blog di Sottani in Rete dovremmo aprire, no, sostanzialmente. Sì. Anche perché uno ci potrebbe avere il dubbio se ci dovrebbe essere un sito specifico dell'oggetto, però secondo me uno non sa mai, magari nel futuro ne nasce, come tu dicevi, pure sapere molti altri. Cioè Kitano potrebbe essere o sempre più grande, o potrebbe avere sempre più fratelli o cugini. Esatto. Cioè potrebbe contenere o essere contenuto. O cresce lui o cresce la famiglia in un certo senso. Esatto. E... consigli su dove aprire il blog? La piattaforma che potrebbe essere più utile? Consiglio WordPress. Perché per esempio nell'altro, confrontandoci con i ragazzi dell'altro laboratorio di parametri, loro hanno scelto Tumblr. Perché pare che, cioè ovviamente le dinamiche di condivisione sono più rapide, cioè c'è più condivisione per esempio dei contenuti su Tumblr.
È vero che c'è più condivisione, però c'è più condivisione quando, quando altre, cioè quando tu già conosci Tumblr. Cioè se tu devi avere più condivisione tra WordPress e Tumblr, sicuramente Tumblr c'ha più condivisione, però nel fondo questa condivisione è veramente agile quando già lo usi Tumblr. Non so se cioè, perché praticamente tu cioè devi già stare dentro Tumblr, sì, altrimenti siccome moltissime persone lo usano. Alla fine poi questa agilità è relativa. È relativa, ok. Però, cioè, confermo, cioè, Tumblr è molto più... WordPress io lo consigliavo soprattutto per il fatto che dopo tutti i dati sono facilmente esportabili, un domani che tu vuoi utilizzare un tuo proprio dominio, una tua propria piattaforma, puoi esportare facilmente. Ok, va bene, quindi va bene. Noi proseguiamo sul il lavoro, su, magari concentrandoci sulla seduta, così sei libero di... vado a vedere l'altro gruppo. Ok, grazie. Ok, allora io abbandono questo gruppo e mi avvicino un po' all'altro gruppo che è Sottano 1. Scusate ragazzi se vi interrompo, vi porto subito in diretta nello streaming. E approfitto per chiedervi un po' come vanno i lavori, insomma un update, un aggiornamento, così serve a voi per chiarirvi le idee e magari raccontiamo anche allo streaming. E mi siedo lì io? Parli tu, mi sa, no? Sì. Incastrato. Allora, stiamo lavorando sul business model e stiamo passando in rassegna tutti i punti che poi fanno parte di questo business model. Abbiamo definito la value proposition, abbiamo definito il target di riferimento, il rapporto con il target, i canali che andremo ad utilizzare. Adesso eravamo appunto in procinto di definire quelle che saranno le azioni fondamentali da mettere in campo per far sì che il nostro modello di impresa possa in qualche modo realizzarsi. E quindi parlavamo appunto della prima azione fondamentale, quella di ristrutturare, quindi poi ammodernare, arredare lo spazio che abbiamo a disposizione. E poi si parlava appunto, Donato stava appunto proponendo il secondo punto, passo la parola. Cercare di creare la rete appunto tra le varie guide turistiche, la rete tra i produttori diciamo di queste eccellenze culinarie. Sì, fondamentalmente queste due avevo pensato, diciamo. Queste due reti secondo me sono fondamentali per far partire l'attività. Intercettare le guide turistiche, Sì, perché già bisogna informarsi, insomma, chi arriva, quando arriva, e quindi bisogna informare anche che si sta attivando questa attività. Cambiatevi il microfono, se no... Sì, capire come reperire le materie prime che ci serviranno poi per le nostre attività. Hai già delle idee su questa cosa? O... passo la parola. Ecco. Più che idee, abbiamo già i contatti, perché con un'attività pregressa svolta in passato con collaborazioni o altre in altre occasioni, già si è creata una rete di conoscenze tale da poter permettere di poter ottenere determinate tipologie di prodotto. E l'altra cosa che penso potrebbe essere la rete della formazione e della ricerca, perché quella è una rete importante da utilizzare come specchio delle brutto dire, non lo so, però come specchietto per poter permettere un ritorno d'immagine, ma anche un ritorno territoriale di informazione e formazione, e quindi diciamo anche la rete, quella tipologia di rete potrebbe essere importante. Per quanto riguarda i fornitori, logicamente una base c'è da cui poter partire e poi su quella bisogna impostare diciamo una piattaforma da poter allargare, quindi una ricerca continua di prodotti, di eccellenze, di fornitori e così via. Una domanda, sapete già per esempio un numero? Un numero di cosa? Di fornitori. Allora, sì. In queste cose i lavori è anche bene cominciare a quantificare, no? Per esempio se io devo gestire, no, no, dice, no.
se io devo gestire 100 fornitori, devo vedere se sono capace a gestirlo, so 10, so 20, so 100, quanti so, anche in base poi ai prodotti che voi volete proporre. Sì, non so se avete più o meno. Sì, no, in linea di massima comunque sì, abbiamo una base per i legumi che si aggirano intorno ai 3-4, sì. Altrettanti per i cereali, per gli ortaggi qualcuno in più, quindi fondamentalmente non più di 30-20 fornitori, perché comunque la biodiversità è anche quella, e la biodiversità è proprio insita non solo nella differenza di prodotti, ma anche nella differenza di fornitori, perché non tutti coltivano determinate varietà, cioè il problema è quello, non abbiamo la monocoltura in cui sia dal punto di vista di prodotti sia dal punto di vista di fornitore, cioè ci sono diversi fornitori. Una cosa che mi sento di aggiungere rispetto a quando ragionavamo sul fatto del centro di ricerca, il fatto che voi già sapete che esistono 10 o 20 fornitori che favoriscono questa biodiversità è una ricerca. Quindi nel momento in cui voi potete anche documentare questo, sarebbe molto utile, dà un valore molto forte sia per l'attività, diciamo, commerciale sottano, sia per l'attività di ricerca sopra. Ma è quello che dicevo, cioè sì, il fatto di aver lavorato in passato, ma non con uno sì, cioè se, come dicevi ieri, è naturale, però sì, delle volte è utile, diciamo, formalizzarlo, metterlo per iscritto, sì, per esempio fare delle schede di ogni fornitore, okay, è un modo che ti serve a te nel business plan per capire, okay, chi è, che storia ha e che ti offre, poi sì, nel definire poi, diciamo, la marca o comunque il prodotto o il servizio che voi offrite è un valore aggiunto chiaro, perché vedete che nel business plan, non so se lo avete già lavorato, però qual è il valore che voi offrite? È fondamentale, sì, avere chiaro qual è il valore che voi offrite. Sì, sì. Sì, no, ho detto, come si diceva, alla fine, almeno parlo personalmente per questa specifica attività, il fatto di aver lavorato negli scorsi anni a random, senza un punto, adesso è arrivato il momento di dire ok, questo è il mio territorio, questo è il mio, quello che poi ieri sì, hai ben spiegato in un certo senso. Quindi alla fine mi sono ritrovato in tantissimi concetti che hai proposto, diciamo. Passatevi il microfono per... Altre attività? Si è spento il microfono, può essere? Prova a parlare. Ah no, funziona. Ok. Altre attività, dicevi? Ricapitoliamo, ristrutturazione e arredamento. E dopodiché creare comunque la rete di guide turistiche, B&B e hotel, che saranno i nostri canali. Crearci il nostro database di fornitori, quindi abbiamo detto saranno circa 20, e creare la nostra rete di esperti di gastronomia, esperti di ricerca, esperti di biodiversità, e dopodiché... intendiamo anche tutti i soggetti che si occuperanno della produzione, cioè far vedere come... Usa il microfono. Dico, per ricerca intendiamo anche tutti quei soggetti che si occupano della formazione, più che dell'informazione, quindi il soggetto che fa vedere, che mostra come si esegue, come si effettua la preparazione di un piatto, quindi che può essere uno chef locale o anche la signora di turno, o facciamo rientrare anche questo come attività. Per la rete, sì. Dovremmo trovare le risorse. Le risorse innanzitutto il sottano. Volevo inserire un'attività specifica, non so se va bene inserirla qui, fare proprio un piano di comunicazione, quindi un piano di promozione poi di quella che sarà l'attività. Sì, penso che c'era una parte specifica che diceva come ti comunichi con la tua comunità. Sì. È quella praticamente. I canali. Ok, ok. È quello. Se volete trattiamo questo tema. Quindi possiamo passare al punto successivo. Sempre di questo punto, diceva oltre sì, le risorse che si hanno a disposizione. Ma tu intendi quelle economiche già? No, quando si chiamano risorse in realtà è un po' in generale, per esempio lo spazio è già una risorsa. Benissimo. Il fatto di avere un agronomo è un futuro cuoco, diciamo. Tutte le risorse di cui disponi e di cui hai bisogno. Ok.
Allora, per le risorse, come diceva Domenico, la struttura c'è. Struttura riferisci allo spazio. Allo spazio, sì, scusami. Gli operatori, risorse umane, agronomo, gastronomo, responsabile marketing e comunicazione, ci sta. Cosa potrebbe servire più? I produttori ci sono, anche se non sono diretti, però nel senso che non produciamo noi, però conosciamo chi produce. E quello, diciamo, no, non ci sta. No, nella ristrutturazione. Sì, quindi sì, non so se le attrezzature per rendere possibile tutte le varie attività che hai fatto, la ricerca, quindi che so, il videoproiettore per dire, o tutto il resto, o tutte le attrezzature che servono per le attività che hai elencato, che sono da acquistare o affittare, non so altro. Sì, l'hardware, diciamo, non solo l'arredo, quello che serve materialmente. Altre idee? Poi soprattutto le risorse economiche, quindi abbiamo detto per ogni attività bisogna trovare le risorse, ristrutturazione, e arredamento, quindi risorse proprie in realtà. Per adesso risorse proprie, quindi non ci sono finanziamenti pubblici a cui attingere. Non... Avete fatto una stima di quanto costerebbe? Non ancora, stiamo appunto facendo un computo metrico, quindi una valutazione dei preventivi, quindi per capire l'ammontare poi della ristrutturazione. Sì, anche perché penso che diciamo, l'idea è quella di fare diciamo, di procedere a step, quindi il primo passo è ristrutturare, avendo già le idee chiare cosa dovremmo fare, però ristrutturare. Poi il secondo step sicuramente saranno le attrezzature, quindi diciamo è un cammino che sicuramente non sarà lunghissimo, però non sarà neanche brevissimo, quindi diciamo adesso la prima cosa da fare è ristrutturare, avendo però come obiettivo quello che avete strutturato in questi giorni, diciamo. E poi sicuramente riempirlo di tecnologie e hardware, come diceva Salvatore. Quanto è grande? Così hai già un costo grosso. Diciamo. Quanto è grande? Così subito c'hai già un costo. Sì. Puoi fare più o meno un costo per la ristrutturazione se non ci sono troppe strutture da demolire, che ne so. Un costo unitario che magari poi verifichi con degli operatori. 500 euro a metro quadro, non so, da commisurare rispetto alle operazioni che vuoi fare, e subito hai un'idea, insomma, ecco, proprio sì. Scorsa è tutto. E poi delle economie da realizzare. Sì, diciamo, il tecnico che, diciamo, con cui ci stiamo rapportando, 30.000 euro per la ristrutturazione, sì. Già in costo. Quello è quello che ci aveva detto, anche se in realtà, logicamente, si cercherà di fare tutto in economia. Sì. Ok, quindi abbiamo detto risorse umane ci sono di partenza, risorse economiche personali ci saranno. Bisogna quantificare. Bisogna quantificare, sì. Qualità del proprio e qualità e capitale necessario. Sì. Ok. Poi? Sì. Credo che abbiamo finito la parte delle risorse, quindi quelle sì. Tecnologiche che sono da acquistare poi. E quindi alla fine dobbiamo evidenziare i partner chiave. Senti, ma poi devi parlarci tu di qualcosa. Sì, no. In streaming me ne devo andare. I partner chiave sicuramente. Sì, dopo faremo semplicemente la presentazione di tutti i partner chiave finale. Secondo me sono i produttori. Okay. I partner produttori. Rimaniamo in contatto. Grazie. No, centri di ricerca e università? Penso di sì. E gli ospiti, diciamo, la rete di conoscenze, come la vogliamo chiamare, non so. Guarda i partner, secondo me, visto che prima avete analizzato fornitori e cose del genere, un fornitore non necessariamente è un partner, può essere un partner. Non so se mi spiego bene la differenza. C'è un partner
è qualcuno che in realtà appoggia, crede o in qualche modo ha una collaborazione nel vostro progetto. Un fornitore, semplicemente tu gli compri qualcosa e è finito, cioè la vostra relazione finisce lì. Sì, a questo proposito, per esempio, un buon partner potrebbe essere il club delle orecchiette, quindi questo club di signore che lavorano la pasta fatta in casa, che all'occorrenza potrebbero aiutarci a fare corsi di formazione per i turisti che verranno da noi. Stessa cosa chi lavora magari le ferule, perché magari può insegnare come creare uno scanno attraverso le ferule, quindi questi sono partner, associazioni locali. Sì, diciamo che la differenza sarebbe nel fatto che quando tu chiami questa associazione delle orecchiette, tu non è che le paghi, quindi esatto, non sono dei fornitori e ti offrono un servizio, si e te le paghi proprio per quello, un... ma si crea una sinergia, una relazione, dice guarda, tu vieni, magari in cambio c'è da definire in che modo loro ricevono un ritorno, che potrebbe essere perché magari vendono dei prodotti, oppure perché magari promuovono l'associazione, per la pubblicità. Quindi quello è un partenariato. Cioè un partner potrebbe essere anche esperimenti architettonici che racconta, esatto, diciamo, la storia, appunto, dalla riqualificazione al prodotto finito, ecco. Tutto ciò che promuove la riuscita del... Facciamo un attimo... l'iniziativa, cioè tutto ciò che facilita la realizzazione di questo progetto, quindi agenzia, non so, anche un'agenzia oppure qualche ente turistico, qualche altro ente comunque che avvicina, fa conoscere il cliente, fa conoscere le iniziative per promuovere e così via. Qualche idea precisa, diciamo, di qualche proprio specifica del luogo, cioè che agenti del luogo, quindi abbiamo detto le orecchiette, per esempio per le guide turistiche avete dei chiari? Ancora no. Anche perché sarebbe bene capire qual è quello che tu offri, cioè se non è semplicemente un incarico. Sì, bisogna capire, chiaro, come entrare in collegamento con loro, nel senso che cosa offriamo in cambio di, quindi creare, sì, proprio un vero e proprio partenariato. In merito alle guide turistiche, come abbiamo detto in precedenza, su Altamura ci sono un paio di gruppi, Enjoy Altamura e Alturismo, che lavorano in questo ambito. E dato che abbiamo pensato di in qualche modo intercettare anche i turisti che vanno a Matera, bisogna poi fare tutto uno studio delle guide turistiche su Matera, sì, quindi quello è ancora da mappare, quindi... Non dimentichiamo il cuore di Altamura, appunto, realizzando, diciamo, questa attività nel cuore di Altamura, è uno dei partner. Potrebbe essere. Sì. Credo che anche questo, ma poi non ne vedo più io, almeno. Sarebbe buono pensare, riprendendo tutto quello che avete visto prima, quali potrebbero essere i partner per ogni cosa? Io purtroppo adesso non ricordo, però... cioè, per esempio, per l'attività, sì. Formazione e formazione, tipo CNR, università... Esatto. Ok, in questo caso... Cioè, anche pensare a scale diverse, scala locale, scala... regionale, nazionale, esatto. Ok. Perché, sì, è utile, non so, adesso rapidamente comunque fare un brainstorming, vedere... Sì, sì. Accademia della Cicerchia, la Crusca. Cambiatevi il microfono, purtroppo. Man mano, diciamo, cercando di informarsi sul tema, ci saranno anche qualcuno fuori, a Ruvo o qualche altro paese qui vicino, che appoggia la tua iniziativa e quindi ti chiede di diventare un partner. Ad esempio, possibili partner, l'abbiamo ripetuto mille volte, Casa Netola di... Certo, di Matera. Sì, sì. Poi una cosa che mi chiedevo a proposito di partner è, a livello digitale, che partner potreste ricercare? Esistono portali web? C'avete due settori chiari che a volte, diciamo, dialogano fra loro, a volte non necessariamente. Uno è, diciamo, la cultura gastronomica. Non so se esistono dei siti web di riferenza sia a livello locale che nazionale di gastronomia, blog, che
che sarebbe che sarebbe interessante magari contattare per vedere se può esistere una specie di partner. Sì, penso di sì, perché c'è Cucina Mancina, per esempio, le condotte di Slow Food. Poi ci sta, vabbè, Puglia Promozioni, tutti i portali della regione Puglia che lavora, Puglia e Masseria, quindi tutte le attività messe in atto sia settore agricolo che settore tipicamente turistico, che in genere poi i portali poi sono esplosi. Avete chiaro quale potrebbe essere il, cioè, il partenariato con questi portali? Quale sarebbe? C'è un link vostro lì, oppure voi scrivete degli articoli con il vostro centro di ricerca e offrite a questi portali dei contenuti di qualità e in cambio di, cioè queste sono le cose anche da pensare, da pensare. No? Perché dovete sempre per ricevere dovete offrire, sì, quello è vero. Deve essere sempre un dare e avere in un certo senso. Poi dicevo prima, quindi una parte è la gastronomia, l'altra parte è il turismo, anche lì locale e più nazionale, anche internazionale in realtà, perché c'è un turismo. Se avete chiaro dei siti web, no, sono ancora indagini di mercato in un certo senso, mettiamoli, perché tutta l'attività di marketing e comunicazione e quindi quel piano in cui si, in un punto si parlava di piano diciamo sarà il suo compito quello di fare tutte queste indagini, sì, necessarie per sviscerare il settore. Dei servizi di agriturismo, anche di famiglia, turismo in famiglia, così. Mi sa che si Family, non mi ricordo come si chiama bene, che riguarda. Ma è italiano? Sì. Family. Vabbè, dopo quando. Sì, magari ce l'ho a casa, magari posso dare un altro momento. Comunque tratta di buoni argomenti su queste cose qua. Promuove tutte le cose naturali, genuine, cose. Sì, un altro microfono. Gli ultimi punti sono i costi. Enrico, vai giù. Ma i canali li avete già fatti? Quindi? Sì, i canali, abbiamo trattato tutto, a dire la verità. Ok. Vuoi riepilogare velocemente? Giusto per. Allora, abbiamo detto i canali, abbiamo tutta l'area web fatta di blog, social e siti di interesse turistico e gastronomico tipo Airbnb, quello che dicevamo prima, e poi si parlava di aprire proprio un canale dedicato di video tutorial, video interviste e quant'altro, quindi tutto ciò che il web riesce ad offrirci, chiaramente facendo una accurata selezione dei canali di nostro interesse piuttosto che quelli che non portano nulla. Poi abbiamo il canale delle guide turistiche, e quindi dicevamo di Matera ma anche di Altamura, il canale delle strutture ricettive, quindi contattare tutti i B&B, gli hotel, gli agriturismi, che in qualche modo possono comunicare il nostro servizio. Sì, no, comunque volevo un attimo, in realtà oltre a questo sarebbe utile anche riflettere un po' di più su come gestisce la comunicazione diretta con i clienti e la comunità. Cioè, perché in questo caso è, diciamo, come il rapporto personale. Sì, cioè tu nella tua attività tu chiaramente devi relazionarti con diversi agenti, alcuni sono clienti, alcuni sono dei partner, alcuni sono dei fornitori, eccetera. Tutti insieme è quella che forma parte della tua comunità. Sì. Allora è bene avere chiaro in che modo tu gestisci la comunicazione con tutta questa comunità, sempre pensando che questa comunicazione migliori tutto il progetto, i servizi, faccia vendere meglio, faccia funzionare meglio tutto. Quindi ci sono diversi livelli, c'è la comunicazione con gli agenti, però è importante tenere chiaro anche come gestisci la comunicazione con i possibili clienti in modo diretto, pensare le strategie, cioè non solamente i canali, ma pensare anche come. Sì, in realtà il registro comunicativo che avevamo immaginato era quello accogliente, familiare, un rapporto molto personale. L'idea è che non ci siano lì dei dipendenti, quindi magari dei camerieri assunti, ma siamo noi,
dà sicuramente l'idea di qualcosa di più familiare, di più vicino, quindi sicuramente fornire sempre informazioni su quello che si sta magari prospettando, cucinando, e quindi essere sicuramente a disposizione di chi visiterà questi luoghi. Quindi questo avevamo immaginato come impostazione, okay, quindi una dimensione molto local. Perfetto. Poi i canali, avevamo anche inserito fiere, sagre, quindi partecipazioni a questi eventi che in qualche modo potrebbero intercettare l'interesse. Che avete già chiari alcuni della zona o a livello nazionale quali potrebbero essere? Non ancora, anche qui va fatta proprio una pianificazione, una scelta anche in base alle risorse disponibili. E poi contavamo anche sull'invito personale in strada, quindi incontrare direttamente i turisti e invitarli in qualche modo, insomma, sì, qualche strategia a venire a visitare i nostri posti. Invece, continuando sulla questione economica, facciamo prima i doveri e poi i piaceri, dai. Facciamo i costi. Vabbè, io inserirei subito i costi vivi che avevamo più o meno ipotizzato della ristrutturazione. 30 più tutta la questione di arredo, non so se fosse compreso, non credo. Sì, piano tu, di ammortamento, sì, una volta che almeno a 5 anni, costi, no? Come diceva anche Marco, era importante tenere chiaro che alcuni costi magari non necessariamente sono dei costi economici in euro. Cioè tu puoi ridurre i costi perché magari se per esempio dovevi contrattare lui e lo dovevi pagare. Chiaramente l'idea è che arriverai a pagarlo anche profondamente, perché tutti dovete guadagnare bene. Però se tu non c'è il costo di inizio, nel senso che tu non devi investire in una persona, in delle risorse umane per poter lanciare il progetto, quello è un costo però che tu togli, però lo devi mettere, cioè in realtà sarebbe utile metterlo. Cioè tutto il lavoro che voi fate, il tempo, diciamo che, cioè c'ha un costo. Il fatto è che poi nel budget finale non figura, però esiste. Questa cosa è importante perché poi una volta che voi formalizzate sempre di più il progetto, tutti questi euro di ore di lavoro è un valore che rimane sempre nella società che voi avete creato. Cioè la creazione di questo progetto è costata tanti euro e non è così rilevante che questi euro siano passati da una banca o no, ma in ore quello aiuta a capire qual è il valore di tutta la... Quindi, sì, è utile metterlo, cioè quali sono i costi, quante ore, se per esempio voi dite vale, per lanciare questo progetto... Fatto 2 mesi di studio, Devo prevedere che innanzitutto già ho fatto, che ne so, 3 mesi di ricerca e questa cosa vale tanto. Poi da qui a che lancio il tutto sono altri 6 mesi, 8 ore al giorno o 5 ore al giorno, metterle, no? Poi dopo alla fine tu fai un'altra scheda in cui metterai realmente quanti euro ti è costato, però... Ma i costi sempre per farla partire? No, tutte e due, per farla partire e per farla funzionare. Sì. Sì. Però i costi che devo considerare, ad esempio, per farla partire parliamo di ristrutturazione e strutture, diciamo, ristrutturazione diciamo, del fabbricato, sì, e poi inserimento dell'arredamento / tecnologie, frigo, cucina e così via, più diciamo la parte di progettazione, studio del mercato, recupero dei fornitori e così via, che mettiamo se ne vanno un paio di mesi. Però il costo per farla funzionare come lo considero, mensile, annuale, cioè su che basi io poi devo fare una valutazione? Come la struttura, cioè devo darmi dei limiti in un certo senso, quindi costo, per costo cosa intendo? Quello che affronto in un anno? In realtà è come ti è più comodo, però puoi cominciare con mensile e poi arriva a quello annuale, perché tu devi anche tenere conto che ci sono delle dinamiche per cui puoi prevedere che in una stagione guadagni di più. Benissimo. Però okay, cominci con quella mensile per capire bene se quello che stai pianificando è ragionevole. Perché se ti rendi conto che il progetto che voi state prevedendo ha dei costi elevatissimi,
ti rendi conto che non lo puoi fare, quindi devi cercare di cambiare delle cose. Siccome state ancora nella fase di progettazione, siete ancora più flessibili per poter cambiare questa cosa, sì. No? Poi è normale che all'inizio i costi sono più alti sì. Sì, e che le entrate sono più basse, mm-hmm. Però uno deve avere sempre un occhio sì. Su questa cosa, per cui ecco, i costi di inizio li hai detti, no? Poi i costi di funzionamento tu devi dire, va bene, quante persone siete? Tre. Quindi già lì dovreste ipotizzare un pseudo stipendio, sì. Diciamo, anche diciamo, dipende un po' da, per esempio, sì. Io sicuramente metterò meno come impegno, probabilmente chi dovrà gestire la parte prettamente metterà di più, quindi secondo me un paio di stipendi al mese più o meno. Poi ci devi mettere le spese, diciamo, di energia. Vabbè, sì, diciamo le utenze. Poi che altri costi? Le materie prime. La questo delle materie prime. Sì, abbiamo pensato di abbattere un po' i costi iniziali utilizzando come materie prime magari le risorse provenienti da un orto di nostra proprietà, quindi riducendo al minimo il numero dei fornitori esterni e cercando di utilizzare le risorse che abbiamo attualmente a disposizione. Tra l'altro questa cosa che tu mi dici mi aiuta anche a spiegare perché è importante contare le vostre ore di lavoro, perché se tu devi dedicare le ore di lavoro all'orto non le puoi dedicare... Quello volevo dire, cioè alla fine l'orto non va da solo. Cioè tu il tempo non è infinito. La mattina mi sono alzato alle 6, diciamo, quindi so... Poi vedrete che il tempo che dovete dedicare sarà sempre di più di quello che avete pensato. Però, quindi... Salve. I costi di promozione, quindi se vogliamo tutti i costi esatto. Di investimento... Per esempio, avete previsto magari delle pubblicità? Inserzioni, pubblicità, sì. Attività di volantinaggio, nel caso. Per esempio il sito web lo fate voi, lo fa qualcun altro, lo gestite voi, lo gestisce qualcun altro, tutto voi, tutto il re del lavoro. Dovete sì. Da quantificare, diciamo. Sì. Poi magari la cosa che dovrete fare è vedere con un calendario effettivamente se con le ore di lavoro che voi state pensando siete in grado di fare tutto, perché tu quando c'hai un fornitore lo paghi e lo fa lui, tu nel frattempo stai facendo un'altra cosa, e questi schemi servono anche a capire questo. Tu magari avete detto no, tanto lo faccio io, poi in realtà ti rendi conto che vediamo qualcosa di più dolce i ricavi, altre cose. Il problema grosso probabilmente sarà il primo step, ossia ristrutturazione e arredamenti, che considerando quella cifra che ha detto Salvatore, intorno ai 500 euro al metro quadro, così ad occhio, sono i primi 30-40 mila euro che se ne vanno solo per ristrutturare, inserire le strutture e tutto il resto. Poi il resto poi fondamentalmente sono i pseudo due stipendi che bisognerà capire se... Quei soldi dovranno essere ammortizzati durante tutta la vita. Sì, sì, sì. Sì, allora andiamo avanti magari. I ricavi. Tutti i costi. Vabbè. Già avere un quadro di quali sono. Sì. Calcola che poi dopo se volete, cioè continuerete e potete quantificare. Certamente. Che ci manca? I ricavi. Bene, ecco, innanzitutto l'esperienza che si crea sì. Sia con l'utente che utilizzerà o il sottano o diciamo, sulle due camere e anche gli eventuali professori che chiamerete, diciamo come li avevamo chiamati? I docenti, sì. Sì, gli ospiti ecco che chiamerete, quindi l'esperienza è un ricavo. Sì, infatti, io stavo ritornando ai costi, ma questi docenti, diciamo, no, verranno, cercheranno di venire gratuitamente, e, diciamo, vitto alloggio. Una cosa che mi ero dimenticato di dirvi è che c'è un aggiornamento da fare sulla gestione del centro di ricerca. Perché
tu lo puoi considerare in tutto e per tutto la stessa cosa oppure no? Che senso? Nel senso che tu puoi dire in realtà l'accento di ricerca e il, diciamo, l'attività laboratorio hanno una gestione economica separata. Secondo me devono avere una gestione economica separata. Allora, se c'è una gestione economica separata, non lo so se conviene, non lo so. No, perché, vabbè, questa è una mia considerazione, il centro di ricerca, tra parentesi, deve sì fungere da attrattore per l'attività, diciamo, chiamiamola prettamente commerciale, ma sì, commerciale. Però deve poter vivere di vita propria, perché almeno questo è quello che adesso non so come avete strutturato, l'idea era quella anche di effettuare attività finanziate e collaborazioni con l'università in attività di ricerca che poi hanno un rientro economico per il centro di ricerca, come stiamo facendo con la Cioè Service. Io l'unica cosa, in realtà non, non so se ci sono pro e contro, in realtà da una parte è così, anche io penso che potrebbe essere così. Nel senso che se tu, per esempio, il centro studi potrebbe essere un'associazione che in realtà, per esempio, può anche accedere a dei bandi, a dei finanziamenti che un'azienda non può ricevere. In realtà io conosco molti progetti che lavorano sempre con questa dualità, sono un'azienda e associazione, perché l'associazione c'è... Esattamente, per cui siccome l'associazione, in realtà il centro di ricerca non vuole essere un luogo di creare utili, introito, però sappiamo che strategicamente è utile poi alla parte commerciale, potrebbe avere una gestione separata, però va analizzato. Se è separata, allora il business canvas ne devi fare due, perché anche se non è, commerciale, in realtà, ci deve, come tu dicevi, ci deve avere una sua gestione autonoma. E in funzione da come la interpretate, si potrebbe considerare anche un costo dell'attività commerciale, che nel migliore dei casi è uguale a zero. Perché? Perché siccome c'avete un alloggio, tu puoi dire guarda, io per un massimo di 30 notti all'anno, in realtà quella camera la uso per affittare. Guadagno non so quanti soldi, non so che media c'è qui, in giro per il mondo normalmente una notte costa sempre tra i 30 euro, 40 euro, 30 euro, fai 30 euro per 30 notti, quanto è? Quanto? 900 euro non è niente. 30 notti sì. Per 30 euro? Sì, è 900, no è 900, sì, è poco. Se per esempio, però non è tantissimo. 30. Ma un solo posto letto è calcolato, uno per... Sì, perché tu quando affitti tutta la camera, non affitti per persona. 30 euro, quindi non so, dovete vedere qual è il mercato, però queste sono analisi che dovete fare, no? Per vedere se realmente quella è una fonte di ingresso. Se ti rendi conto che in realtà affittare queste camere non è una fonte di ingresso, non ti conviene mettere lì a fare Airbnb, ma in realtà fai tutto un altro programma per cercare semplicemente di attrarre le persone che ti servono per creare movimento, conoscere cose nuove, per tutti i discorsi che avevamo fatti prima, no? E, insomma, quindi se per esempio il centro ricerche non ha delle entrate proprie e diventa un costo per l'attività commerciale, sapendo che comunque in realtà è come se quando si sta investendo in pubblicità, è il costo che tu potresti invertire in pubblicità, però... Eh sì, infatti... Quale potrebbe essere il costo? Magari il costo è, guarda, io devo avere almeno una volta alla settimana un invitato e questo invitato mi costa 300 euro o 500 euro almeno. Bisognerebbe prima capire a sto punto quanti posti letto ricavare dall'ambiente centro ricerca, in modo tale da giungere ai ricavi da posti letto, sì, il discorso capire se ne vale la pena o meno. Sì, il discorso è che nella dinamica Airbnb, che è questa piattaforma che ti permette di affittare le stanze, non è tanto per posti letto ma è per stanze. Cioè tu affitti la stanza, non affitti il posto letto. Poi magari se invece di essere una persona, sono quattro, invece di fargli pagare 30 euro, gli dici 35, 45.
però non è diciamo, non è direttamente proporzionale, non è che tu anche se sì, sono... Sì, no, è proprio la dinamica, perché non è il discorso hotel, non è il discorso hotel. Sì. Cioè, ed è quel, cioè, quella è la diversità, non è un bed and breakfast, è proprio lì il discorso. Perché se tu vuoi essere un bed and breakfast, allora ci devi avere tutte le strutture di accoglienza, devi mettere a posto in un certo modo. E qui lì è il discorso che realmente è... Parlavamo ieri del prosumer, non è che per il proprio servizio di accoglienza, è che tu in realtà condividi uno spazio con... Comunque, vabbè, ragioniamo un attimo sui ricavi e poi finiamo, no? Che ricavi state immaginando? Vendita dei prodotti. Microfono, sì. Vendita dei prodotti, eventuali tesseramenti. Quando dici vendita dei prodotti, sono prodotti elaborati da voi o rivendita di prodotti? Possono essere prodotti diciamo preparati, quindi parliamo di piatti preparati al momento. Sì, prima si pensava alla logica del takeaway per il dipendente di banca che deve fare i conti con i tempi ristretti della pausa pranzo, quindi va in questo posto, prende il suo takeaway di prodotto locale e va via. Ma anche prodotti locali, confezionati, quindi che può essere la lenticchia, l'orecchietta, quindi la pasta fatta in casa, eventuali tesseramenti, abbiamo detto. Tesseramenti? Costi dei corsi. Sì. Non so, eventuali ricavi provenienti dai costi di formazione che si farebbero. Non so se... No, sì, bisogna aggiungere anche il costo, sì, del corso, tu anticipi un po' di cose e quindi l'eventuale ritorno. In realtà poi pure lì c'è un discorso da fare, cioè, la scala dell'analisi può essere diversa, tu l'analisi dei costi e dei ricavi la puoi anche attualmente fare a livello macro, poi ogni attività ha la sua analisi di costi e ricavi, cioè in questo tipo di riflessioni non è, penso io, questa è un'interpretazione personale, non è tanto utile pensare quanto ti costa un corso e quanto ci ricavi, è una cosa che dopo farai dopo, nel senso che tu sai che se tu stai organizzando un corso, un qualsiasi attività, vedi bene se ci guadagni o ci perdi. In sì. Prima di organizzarlo, esatto, altrimenti dice, vabbè, organizzo giustamente. Sì. Io dicevo l'esperienza, diciamo un ricavo, l'esperienza che ti ritorna invitando determinati ospiti, determinati cuochi. Sì, perché tu questo business canvas lo puoi fare a diversi livelli, allora tu ne dovresti fare uno che, diciamo, che analizza tutto il processo di cui abbiamo parlato prima, che era quello dell'azione di andare alla piazza, di andare a vedere come ti annunci ai cittadini, cioè ai turisti, poi dopo ritorni, vengono, c'è uno spazio, tutto quello è tutto il processo, tu questo qua lo puoi usare a diverse scale. E quindi analizzi quali sono i costi di quelle attività e quali sono i ricavi, insieme a tutte le altre cose, come ti comunichi, quali sono i canali, cioè vedete che questo è molto utile, ti permette di analizzare diverse gradazioni. Sì. E anche pacchetti turistici ben strutturati, specifici, andando diciamo a selezionare in base ai target che ci eravamo, al tipo, non so, ti propongo una settimana in cui ti faccio fare il corso, ti faccio fare l'uscita nelle aziende, quindi l'uscita non gastronomica, ti faccio effettuare un'attività sia lavorativa, di raccolta, poi ti faccio concinare i prodotti, ti rispiego, te li insegno, diciamo così, e quindi vai via con un carico esperienziale nel settore, diciamo, agricolo e gastronomico, un certo livello, e quindi a quel punto diciamo offri un pacchetto di una settimana in cui all'interno del quale ti fai pagare un po' tutto, dalla fornitura della competenza all'affitto della struttura alla cucina e così via. Per esempio andiamo un po' fuori tema, però su quello che tu dici c'è un discorso importante, che è quello che è il team building, non so se l'avete,
In realtà le vostre attività potrebbero essere molto attrattive per un team building. Team building praticamente è quando le aziende vogliono creare attività per migliorare le relazioni dei loro impiegati, operai. Allora fanno le attività un po' fuori dal comune per creare maggiore complicità. Problema è le dimensioni piccole, cioè 4-5 si può, sì. Cioè il problema forse è quello. Nel momento in cui parliamo di team building bisogna capire il target del team, diciamo. Però è un'idea interessantissima che sì. Diciamo ne abbiamo discusso ampiamente nelle varie, tra cui come il fatto dell'affitto della cucina, tipo un Airbnb però per, sì, la... per la cucina. E poi mettere una cucina professionale. Iniziamo con con due forni da campeggio, poi iniziamo. Sì, non so se lui voleva. No. Stavo dicendo appunto lo stesso, bisogna ricapitolare altrimenti. Sì, credo sì. Di sì. Però per il resto. Non c'era, volevo riprendere la value proposition come l'abbiamo sì. Immaginata. Ah, bene. Perché è difficile da sintetizzare, difficile. No? Sì, sì. Qual è la nostra value proposition? Trasferire un patrimonio di conoscenze, saperi, sapori su prodotti, quindi su prodotti locali e sulle tecniche di coltivazione, di conservazione, di cottura. Cioè, sono d'accordo? No, sono d'accordo, però poi non so se sia a livello di descrivere il business è il modo migliore per esprimerlo. Sì. In realtà l'idea poi è quella, il fulcro è creare un centro, un piccolo centro di ricerca. Quindi l'obiettivo che poi ha questo centro di ricerca è proprio questo. Quindi come si riassume? Vabbè, comunque... Creazione di un punto di... No, però in realtà lì l'analisi no, in realtà è espressa abbastanza bene, però il dubbio che sottoponeva anche Marco è tu ti puoi concentrare su un'idea molto ampia che è quella che poi ha a che vedere un po' con la mission. Che sì. Oppure dici no, ma io in realtà quello che fa, perciò prima parlavo del team building, in realtà che offro? In soldoni. Lui parlava di esperienza, che in realtà molto probabilmente è così, cioè che è quello che ti differenzia da tutti diciamo, i servizi e i progetti di agrogastronomia che esistono. Il fatto che fino adesso ad Altamura perlomeno questo settore agrogastronomico è stato sempre considerato un servizio, non un'esperienza. E immagino che voi, tutte le cose che mi sembra che tutte le cose di cui avete parlato è offrire un'esperienza che poi ha a che vedere con la conoscenza, con la conservazione. Stiamo terminando. Sì. Sì. Quindi non so se è chiaro quello che dico. Cioè, quindi offrire un'esperienza legata al mondo agro gastronomico. Sì. Quindi tu quella cosa lì tu sai già che sei in un settore che è quello che diceva pure Marco prima, lui la buttava giù lì, però nel fondo che è quello del turismo esperienziale. Questa cosa è importante perché nel fondo tutte le tendenze del nuovo turismo vanno verso quello turismo lì. Turismo esperienziale e relazionale, sì. Esattamente, ed è importante perché non è un turismo di massa. Sì. Anche se poi nasconde in realtà quella che è la natura anche economica della natura. Sì. Se io leggo, sento turismo esperienziale, posso pensare a tutto fuorché a un'attività che comunque produce introiti, produce ricavi. Sì, no, lì poi c'è un discorso. Sì, no, noi in realtà adesso non stiamo parlando dello slogan che vende il tuo servizio, cioè non stiamo dicendo come tu comuni. È un discorso interno nostro per capire chi siamo e come vogliamo. Poi come tu questo lo comunichi. Lì ci devi fare tutto un discorso di la comunicazione. Sì. Non è una vacanza, stai facendo un viaggio all'interno esatto. Di una cultura, di una tradizione, cioè è un viaggio, cioè nel senso io quando, cioè,
vai in vacanza, tu c'è il tuo villaggio, invece in viaggio tu affronti pro e contro in un certo senso. Possiamo riassumerlo quindi brevemente come un'offerta di turismo esperienziale e relazionale? Può essere sufficiente? Sì, io direi di sì, nel settore agrogastronomico. Poi vedrete che in questo caso per fare il business canvas vedrete che comunque il centro di ricerca è un po' diverso. È collegato. No. Sì. Stiamo ancora continuando. Adesso prima di chiudere, di fare una pausa streaming, facciamo il riassunto di tutto quello di cui avete parlato. Ok, quindi passo a questo punto la parola a Rossella, anche se ce la farei a riassumere, spero di sì. Allora, brevemente. Abbiamo parlato appunto della value proposition, l'abbiamo riassunto brevemente come un'offerta di un'esperienza di turismo esperienziale e relazionale in ambito enogastronomico, quindi c'è una ripetizione di parole, però essenzialmente è questo. Il target di riferimento abbiamo immaginato quindi un target di 30 anni, da 30 anni in su, quindi comunque un target adulto, attento alla sana alimentazione, appassionato di gastronomia, attento alla biodiversità, essenzialmente un target turistico, perché l'attività sarà aperta nelle fasce orarie 10-15, quindi il target locale in quelle ore non è in giro per la città. E per quanto riguarda la popolazione locale, non la escludiamo del tutto, ma prevediamo degli eventi ad hoc, quindi magari in fasce orarie differenti. Il nostro target potrebbe anche essere rappresentato da lavoratori e studenti fuori sede, che in quella fascia oraria magari ha voglia di mangiare qualcosa di sano, di leggero, di non molto pesante. Per quanto riguarda invece il rapporto quindi con i clienti, abbiamo detto che intendiamo instaurare un rapporto familiare, un rapporto quindi di accoglienza, un rapporto molto personale e informale. I canali che andiamo ad utilizzare, sicuramente tutti gli strumenti, quindi andremo a selezionare gli strumenti offerti dal web, che possono andare appunto dal blog, a determinati social network, a piattaforme turistiche, enogastronomiche, citiamo un esempio Airbnb. Inoltre puntiamo quindi a intercettare tutte le guide turistiche presenti sul territorio, quindi non solo in Puglia ma anche in Basilicata, sfruttando appunto la vicinanza di Matera, i B&B, quindi le strutture ricettive, B&B, hotel, agriturismi e quant'altro. Altro canale quindi di promozione, quindi che utilizzeremo per intercettare il nostro target di riferimento, sicuramente fiere di settore, delle sagre, comunque molto attenti ai temi della biodiversità, e poi contiamo proprio di invitare il nostro target, quindi turisti che sono in giro per la nostra città, personalmente, quindi invitandoli a provare magari una degustazione sul momento e a visitare il nostro sito, che comunque è molto centrico, molto vicino alla cattedrale, quindi sfruttiamo comunque l'ubicazione favorevole in questo caso. Per quanto riguarda le attività da fare, sicuramente sono quelle di ristrutturazione e di arredamento dei locali, il reperimento quindi di un database formato appunto, quindi creare una rete di persone esperti di gastronomia, di centri di formazione, di ricercatori e quant'altro, creare un database quindi per il reperimento di determinate materie prime selezionate, una rete appunto di guide turistiche, quindi coloro che potrebbero portare i turisti da noi. Le risorse, sicuramente bisogna considerare le risorse umane. Quindi a disposizione in questo momento c'è la figura di un gastronomo, di un agronomo e di una persona esperta in comunicazione, le risorse tecnologiche, quindi per poter effettuare per esempio laboratori, e poi le risorse economiche, che sicuramente sono più personali che pubbliche, quindi contiamo nel capitale proprio. I partner, potremmo sicuramente coinvolgere come partner le associazioni locali che si occupano di promozione gastronomica sul territorio. Per citarne una, il Club
delle orecchiette. E il cuore di Altamura, per esempio, che è interessato proprio alla riqualificazione del centro storico, esperimenti architettonici, ma poi ci sono altri partner, quindi agenzie turistiche, le guide turistiche con cui bisogna instaurare e capire quale può essere il contenuto di un partenariato. Casa Natural, per esempio, che è una realtà che ha in qualche modo un obiettivo, una filosofia simile alla nostra, e per esempio Puglia e Masseria, quindi poi tutte quelle attività che sono già presenti sul territorio, quindi possiamo immaginare di creare partenariati con loro. Chiaramente i costi da sostenere vanno dalle risorse umane, le utenze, le materie prime, quindi comunque i costi di fornitura, i costi di promozione e poi quelli che dovremo sostenere per ricreare appunto laboratori e workshop e quant'altro. I ricavi sono quelli provenienti dalla vendita di prodotti tipici, dalla vendita di degustazioni, dal tesseramento per i corsi che verranno effettuati e per l'affitto delle camere. Quindi nel momento in cui non servirà, la camera non verrà utilizzata come centro di ricerca, si può pensare di utilizzarla per fittarla appunto agli ospiti. Ok, quindi dopo diciamo, il lavoro di questo gruppo, noi adesso facciamo una piccola pausa. E riprendiamo fra poco poi per chiudere tutta queste due giornate di lavoro. A fra poco. Allora, ci avviamo alla conclusione di questa seconda tappa del laboratorio Sottani in rete. Adesso diciamo, termina la diretta streaming. Abbiamo lavorato insieme ai docenti Marco Lampugnani e Domenico Di Siena principalmente su due gruppi, ognuno dei quali lavorava su un sottano specifico, quindi ricordiamo i sottani sono questi spazi inutilizzati del centro storico, prevalentemente adibiti a funzioni di magazzino, bottega o quant'altro, quindi funzioni di servizio. Abbiamo tentato di sviluppare in questo laboratorio due proposte di privati, nel caso specifico di Rossella e Caterina, che sono proprietari del sottano e che hanno già un'idea imprenditoriale da sviluppare. Quindi insieme appunto ai docenti sono stati portati avanti un po' i business model canvas che cercano di tracciare le linee guida di questa attività che potrà già partire a seguito di questo laboratorio. E questo è il materiale prodotto. Ricordiamo che abbiamo anche realizzato il modulo in legno che è qui realizzato insieme al docente Marco Terranone nella prima tappa. Noi diciamo di esperimenti architettonici ci siamo impegnati insieme alle associazioni presenti e attive in questi due giorni a ovviamente sviluppare e implementare il modello di service di questo oggetto affinché appunto si attivi un processo di riattivazione di questi spazi. Ricordiamo intanto che abbiamo iniziato e proseguiamo con la mappatura degli spazi abbandonati del centro storico, censendoli sulla piattaforma web www.popab.it, che sono tra i soggetti partner del laboratorio Reactivity Reloaded, che termina oggi ad Altamura, però prosegue con le ultime due tappe a Molfetta e Foggia, come indicato poi nel programma generale. Grazie a tutti i partecipanti e grazie all'Arti per il servizio. Thank you.